L'idea è nata nell'inverno di 4 anni fa. In realtà volevamo creare questo un festival jazz, perché nel nostro territorio era qualcosa che mancava effettivamente, soprattutto fatto con la qualità che poi contraddistingue questo festival. E da lì, in maniera molto semplice, dal dare il nome che più credo che caratterizza il nostro territorio è la risorsa, credo, migliore che abbiamo, che credo che sia il vino, quindi il primitivo. Poi Maruggio è stato il luogo dove abbiamo avuto la prima etichetta, no? Campomarino del primitivo, e quindi benissimo così, Primitivo Jazz Festival. Quindi poi da lì, appunto, prima edizione, seconda edizione, ora terza edizione, vediamo. Ma la mia, diciamo, direzione verso il jazz nasce dalla passione e l'amore verso uno strumento specifico che è il vibrafono, che è uno degli strumenti con i quali, appunto, grandissimo, che io apprezzo tanto, è tipo Lionel Hampton, e quindi è stato il primo grande jazzman col vibrafono. Quindi da lì nasce questa passione per il jazz. Però un percussionista è uno dei musicisti che ama, secondo me, spaziare in tutti i generi, perché ha la vastità degli strumenti, quindi uno va meglio per il jazz, uno va meglio per la classica, uno va meglio per il pop, rock e così via. E quindi, diciamo, l'amore per il jazz nasce così. Gli artisti vengono scelti ovviamente in base al loro progetto, no? L'originalità del progetto è la cosa fondamentale, perché andare a chiamare un qualunque musicista che faccia jazz magari può risultare facile. Trovare un progetto originale è, credo che sia la novità e la particolarità di questo festival. Oltre ad avere dei grandissimi musicisti, per me è importante avere grandissime persone con le quali potermi relazionare su qualsiasi punto riguardante, appunto, la musica e quello che poi è il festival. Perché quello che noi del Primitivo Jazz Festival, che io personalmente voglio, è creare una famiglia all'interno di questo festival, affinché poi i musicisti possano avere un bellissimo ricordo del nostro festival e poter ritornare volentieri. Sì, buono questo rosato, anche se a me piace molto il rosso. Lo preferisco, che è un vino tutto pasto, un vino un pochino più corposo, un pochino più forte. Non ne bevo tanto, però bevo un vino di qualità. Il rosso, se è un buon rosso, lo abbino anche sul pesce, perché di solito sul pesce andrebbe un vino bianco, secco. E un buon rosso va bene dappertutto, un vino molto molto salutare. Il Primitivo lo conosco, è un ottimo vino. Io bevo quasi sempre Primitivo. Sì, lo alterno al Negramaro, che anche quello è un ottimo vino, ma il Primitivo per me è, diciamo, è il preferito, perché è un vino veramente straordinario, ha un sapore, una qualità altissima, e anche come gradazione è un pochino più forte rispetto agli altri, per cui a me piace sentire quel sapore. Soprattutto a cena mi piace fermarmi un po' a bere il vino, soprattutto quello rosso, lo gusto con molta tranquillità, perché poi mi stordisce leggermente, proprio che concilia il sonno, e mi piace molto. Fare il vino, prepararlo, e quindi, così come anche l'olio, no? Tutta la preparazione che c'è da quando ancora il frutto è sulla pianta, che viene disinfettato e poi è sempre curato, e così anche il lavoro, perché il mio lavoro, quello di musicista, è il risultato finale di una serie di studi che si fanno prima, per poi arrivare al momento opportuno, tipo il concerto di questa sera, che ci ha visto quasi un mese di studio, di prove e controprove, per arrivare al risultato di questa sera. Così la preparazione del vino è la stessa cosa, che a primavera, o anzi in autunno, si comincia già a coltivare la vigna, e man mano si porta avanti per tutto il tempo. Quindi alla fine c'è un risultato di un'arte, e così come la nostra arte della cosa. Ecco perché poi dopo il concerto si va a bere un bel bicchiere di vino, che è proprio il connubio naturale, né birra né aranciata né cosa, ma un bel bicchiere di vino su una cena proprio è l'ideale dopo un bel concerto, secondo me. Quindi ottima la scelta del Primitivo Jazz Festival, proprio questo, sì, è un evento straordinario, così bello, che ha un richiamo, ma non dico continentale, ma insomma, ma nazionale sicuro.
E quindi quando sono stato invitato ho accettato con piacere questa partecipazione qui, perché insomma è un evento straordinario nella terra del Tarantino, poi dopo nella terra del primitivo. E quindi... Sì, ha un sapore leggermente dolciastro sull'assaggio, con diciamo, un ritro gusto piuttosto secco, quindi andrebbe bene anche sulle carni bianche, sul pesce non guasterebbe. Come dicevo prima, non è il mio preferito, però lo berrei volentieri, se trovo il pasto giusto funziona. Quindi bene, complimenti alla cantina che l'ha prodotto. Bene, un ringraziamento e un saluto alle cantine San Marzano, tanti auguri e buon Primitivo Jazz Festival. Ah, senti, assaggialo. Il vino mi piace tantissimo, non sono un grande intenditore di vino, però mi piace molto il vino. Ho girato un po' la Puglia per motivi di lavoro, ma questa zona, cioè Maruggio, queste cose, questa zona qui sì, è la prima volta per me. Ma le aspettative sono molto buone, anzi direi eccellenti. C'è un'organizzazione, un team di persone veramente fantastiche, un'accoglienza strepitosa e soprattutto, visto dal cartellone che c'è, insomma, ci saranno degli eventi straordinari che sono legati sia al vino e sia alla musica. Sono due cose che sembrano magari distaccatissime tra di loro, però sono due arti che, insomma, sia la musica, l'arte della musica e l'arte nel fare veramente del vino buono. E sono veramente, sì, è un connubio molto, molto bello questo qua. Saluto il festival, il Primitivo Festival Jazz, sperando che vada tutto bene. Auguro veramente ancora tantissimi anni, tantissimi spettacoli di questo, e brindo al Primitivo Jazz Festival.